Ho letto che ha accettato subito di fare la donna di paglia, ma stranamente non ha fatto lo stesso con Marnie quando l'ha contattata Alfred Hitchcock, il che è insolito. Si dice che Hitchcock fosse infastidito dal fatto che lei volesse leggere tutta la sceneggiatura, è vero? Sì, di solito per lui era sufficiente offrire la parte. Io gli dissi, sono io che la interpreto, per cui mi piacerebbe leggerla. Altrimenti uno recita come Bambi. Come ha fatto con Hitchcock, visto che parla poco con gli attori? Le ha dato spiegazioni? No, mi ha dato solo due direttive in tutta la durata del film. Era molto ironico. Abbiamo dovuto rifare molte riprese perché oltre a dirigere il film ne era anche il produttore. Inoltre abbiamo avuto dei problemi tecnici. A complicare le cose si aggiungeva il fatto che io ho la cattiva abitudine che quando ascolto qualcuno con molta attenzione, automaticamente tendo ad aprire la bocca. E non mi ero accorto che lo stavo facendo durante una ripresa. E lui mi disse, penso che a nessuno interessi il tuo lavoro dentale. Un'altra mia cattiva abitudine che mi capita quando sono in scena è quella di parlare troppo rapidamente. Hitchcock, dopo aver fatto la ripresa, disse ne gireremo un'altra e forse sarà meglio inserire delle zampe di cane. Intendeva delle pause. E a parte questo, nient'altro. È stato formidabile. Nel 1975 ha fatto il film Il Vento e il Leone, diretto da John Milius, dove interpreta il Sultano dei Berberi. Si è scelto di farne un ruolo carismatico e romantico a cui lei si è adattato subito. Le sceneggiature mi attraggono sempre e penso che John Milius sia più un eccellente scrittore che regista. E credo che se il film fosse stato diretto da qualcun altro sarebbe stato fantastico. Ad ogni modo, il fascino che esercita su di me Il Vento e il Leone è l'avventurosa storia di questo personaggio realmente esistito. È citato nel libro I Signori di Atlas. E questo Raisuli ha di fronte, come avversario, il capo dell'FBI Hoover in America. Una fantastica combinazione. Tutto il film è stato girato in Spagna. Ad Almeria? Ovunque. Ad Almeria, a Madrid, a Matelascanas, che si trova sulla costa atlantica, a Eret e Dio sa dove.